Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Alone in the Dark, The New Nightmare, sempre con la mia ragazza. Ciao a tutti. Nella parte 4, praticamente questo video sarebbe un buco che abbiamo lasciato nel gioco, sapremo una piccola parte che abbiamo saltato che è indispensabile per andare avanti nella prossima volta nella live, per questo nasce questo video. Allora, praticamente c'è questa bellissima statua, che noi praticamente andandoci a sinistra e premendo X, Carby la spinge. La spinge verso lo specchio ed c'è un codice. Se noi illuminiamo con la luce, c'è un codice scritto HM. Ci sei, amo? Sì, ora che dobbiamo. Premendo sulla statua con la X, ti dice un busto di marmo abbastanza recente. C'è un meccanismo alla base del busto. E ti fa mettere un codice. Ovviamente il codice è quello che si trova dietro la statua. HM. Quindi dobbiamo mettere il primo H alla prima sinistra. Ok. E al secondo dobbiamo mettere la M. FGHIJKLM. E poi premere X. Automaticamente si sbloccherà l'ultimo quadro che ci serviva. Alla fine abbiamo. E Quindi poi. E dici la lettera HM, giusto? sì, HM e poi premix una volta che hai inserito le due lettere. E poi vai sopra. Vai sopra. Ora dobbiamo andare praticamente sopra, dove ha sbloccato il quadro. Ed è l'ultimo a destra, quello dove c'è praticamente che è coperto un po' dall'armadio. Vuoi attivare il meccanismo del ritratto? Sì. E all'interno c'è una chiave soltanto. Hai preso una piccola chiave arrugginita, che io la chiamavo rugosa, non so perché, dove l'ho letto sto rugoso. Automaticamente adesso vi dirà che abbiamo sbloccato tutte e quattro le incisioni dei quadri. Quindi adesso possiamo scrivere in tutti e quattro i quadri, una volta che li abbiamo sbloccati tutti e quattro, li abbiamo aperti. Possiamo scrivere delle date, però questo lo faremo nel prossimo episodio, quindi sicuramente quando faremo la prossima live su Alone in the Dark, The New Nightmare. Vedi? In cui dobbiamo inserire delle date, praticamente, da quello che ho capito, dobbiamo inserire le date di nascita di ogni familiare praticamente della villa, degli proprietari della villa. Che sono quattro, quindi una data per quadro. Che ovviamente erano scritte nei documenti, perché se noi premiamo triangolo e andiamo su Block Notice, cioè su documenti, abbiamo tutte, praticamente abbiamo tutti i documenti che abbiamo raccolto durante la storia fino adesso. E in questi libri ovviamente ci sono inserite anche, cercando nelle varie pagine, ci sono le date di nascita dei vari personaggi. Ovviamente noi nella prossima live, per non allungare il brodo, andarle a cercare sul libro perché sono là, solo che noi, giustamente per non perdere troppo tempo, ce le abbiamo già scritte sul telefono in modo che già sappiamo cosa inserire. Ovviamente, mo, questa chiave cosa apre? Ci sei, amo? Sì. Questa chiave apre la porta che si trova nella soffitta, che noi non riuscivamo a entrare, dove praticamente Aline ci aveva chiamato. Quindi adesso cosa facciamo? Ci dirigiamo alla soffitta per non perdere tempo. Appena noi entriamo dove parliamo con il custode all'inizio gioco, con il custode della villa, dobbiamo andare sulla sinistra dove c'è il sangue, dopo praticamente queste scale. E dobbiamo praticamente entrare in questa porta, l'ultima porta del corridoio. Ora noi no, io in realtà si poteva già andare avanti perché abbiamo tutte le cose per andare avanti, per metterle in circolo, potevamo già mettere le date, uscire dalla villa e andare avanti, però dato che abbiamo questa chiave e apre la porta della soffitta, dobbiamo vedere se c'è qualche oggetto perché là dovremmo usare anche il piede di porco che ancora non l'abbiamo utilizzato. Ci andiamo per sicurezza, metti che c'è qualche oggetto che ci servirà poi in futuro. Almeno non dobbiamo dopo rimanere bloccati e dover fare 300.000 giri. Anche per completismo ci andiamo. Ok, io Esatto. sono entrato nella porta. Ho fatto tutta la scala. Anche Pure io, siamo davanti alla porta della perché vi soffitta. ricordo che dobbiamo aprire la porta di un cassetto.
Come prima cosa accendiamo la luce. C'è ancora un cassetto da aprire dentro una stanza, che può darsi che qua troveremo quella chiave. Ok, ci sono dei rumori strani comunque. Secondo me dentro questa porta c'è qualche mostro. Sono dei rumori bruttissimi. Ok, arriviamo alla porta. Oggetti. Chiave arrugginita. Utilizza. Hai aperto la porta. Quindi finalmente adesso possiamo entrare. Sei contenta? Oddio. Ci sono dei mostri. Tieni mirato. Sono tipo dei mostri che saltano. Non so come sconfiggerli. Ok, uno l'ho ucciso. Fatto fuori l'altro. Controlla bene, è una stanza grande. Vediamo cosa ci può essere. Allora, qua ci sono i colpi. Ma la luce non c'è più. No, non c'è. Controllatela bene bene, vediamo cosa ci puoi trovare. Ho trovato un accendino. Dove? Andando giusto un pochino più avanti c'è quella, tipo quella specie di scrivania con un fiasco sopra. Tipo C'è un fiasco? hai visto Ok. quelle fiasche dove smetti il vino alla fine? Ok. Andando di là? Sì, Andando più lo vedo avanti. sul comodino. Hai preso un accendino. Vedi, già oggetti che noi non avevamo. Ok, andiamo direttamente alla porta allora. Sì, Aspetta, controlliamo. controlla bene. Comunque, no, l'ho confuso già io. Più avanti c'è tipo. Perché non ero andato di là per Ah, si questo? può andare. C'è tipo una porta più Ah, avanti. ok, questa è quella là. Andiamo direttamente là. C'è una porta, entriamo. Vabbè. Ok, una stanza tranquilla. C'è Sembra dentro. tipo una sta. C'è tipo un. A destra. A destra c'è tipo una specie di testa con delle corna. Dove c'è l'altra porta poi. Ah, Inquietante. ok. Inquietante. Quindi guarda pure. Vabbè, entriamo in quella Vediamo. porta, vediamo Vediamo cosa c'è. perché. Sì, entra, sono entrato. Comunque entra una porta, poi c'è un corridoio, poi entra un'altra porta, poi c'è un corridoio. Ma questa è una villa grande. Di qua c'è una porta. Vabbè, controlliamo prima se c'è qualcuno. Aspetta, prima di andare sulla destra, controlliamo di qua se c'è qualcosa. E poi c'è un'altra porta anche di qua. E dove andiamo, mo? Mica quante Sulla porte, sinistra c'è una porta. mo? Poi. Quante porte, mo? Ci sono altre due porte poi di qua. Facciamo una cosa, andiamo prima sulla porta di quella là che c'è subito, alla sulla sinistra. Cioè, che poi sarebbe alla destra del personaggio. Che così vediamo un attimo cosa c'è. Le guardiamo tutte quante. Metti che sono chiuse. Entrando in quella a sinistra. Ti fa No, è entrare? sigillato. È Questa sigillato. porta sembra sigillata. Quindi non si può aprire. Ah, poi se non mi sbaglio c'è un tasto. Ma non mi ricordo qual è. Sì. Se premi L2, che me lo scordo di dirtelo all'inizio del gioco, apre la mappa. Che ti fa vedere praticamente le porte che si possono aprire. Quelle verdi si possono aprire. Quelle arancioni, se non mi sbaglio, ci vuole una chiave. E quelle bianche o rosse, se non mi sbaglio, sono sigillate, una cosa del genere. Andiamo in quell'altra. No, questa è sigillata pure. Ok, quella che hai controllato Quell'altra a destra. Che tu? Ok, vado su quella a destra, vediamo un attimo che dice. ti viene subito di diritto. Questa porta Ah, ok, sembra. si può Questa uscire. porta In sembra quell'altra sì. invece si può entrare. Tu dici? Sì. Sto uscendo. Ah, quelle bianche non le abbiamo controllate praticamente. Quelle bianche significa che non le abbiamo controllate. Invece, sulla mappa, invece quelle là arancioni sono Oddio. sigillate. Quante cose? Ok, sono entrato in quell'astro. Quella che c'è tipo disegnata il piede, quelle cose che si mettono ai cavalli. Che Oddio, c'è pieno di animali. cazzo è successo? Andiamo a vedere. Confermato che ci sono tipo una specie di ragni, di cose. Sono ragni. Sai Ci che sono vuoi ragni, fare? sta Corri, roba. corri, 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 corri dritta, corri dritta. Corri. Prima, ma se ne vai prima. Cioè, tu corri, corri, non lasciali stare, non ti fare più colpire.
cos'è quella macchia a terra di È sangue? tipo sangue, non lo so. Dio. Tipo se tu vai sulla macchia del sangue, loro ti colpiscono, ti saltano sulla testa. Una candela, ho trovato. No, qua devo usare il fucile a pomba, ma. Quest'arma non serve a niente. Mi è saltato sulla testa. Ti consiglio di metterti il fucile a pompa, non serve a niente. La sbucano all'improvviso anche se non vai sulla macchia di sangue. Ma c'è tipo una candela. Ah, ma devi usare l'accendino sulla candela. Utilizzato. Una corrente d'aria proveniente da queste assi. Cioè. In che senso? Amo, 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 amo! Praticamente, allora, dopo che hai acceso la candela, proprio sulla destra della candela, che c'è proprio quella, c'è tipo il muro con, tipo, che è fatto con delle cose di legno, vai vicino al muro, premi triangolo e utilizza il piede di porco. Spacca proprio il muro e puoi andare avanti. Però non mi fa andare avanti, ma. Ah, sì, con la X poi devo premere la X e si apre. Fatto. Ok, ora premi X sul buco dove hai fatto il Ah, buco. L'hai fatto? lo devo fare di nuovo, forse. Perché? Ingenuo. No, premi X, entra in automatico. Ah, ok. Come una porta. Esatto. Muoiono mai questi, oh. Pong, 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 Dove pong. sono poi? Una cassa contenendo oggetti guasti. Ok, andiamo Non avanti. l'ho ucciso. C'è una porta, poi cosa c'è più? Ne ho uccisi due. Ci sono più porte, amo. Vediamo. Poi equipamento. Andiamo nella prima porta che ci viene. Questa porta è sempre sigillata apposta. La prima è sigillata. Andiamo sulla destra, non andiamo sulla sinistra dove c'è il kit medico. Andiamo prima di là. Anzi, andiamo prima dove c'è il kit medico. In quella porta dove c'è il kit medico. Prendiamo il kit medico. Hai preso tre kit per il pronto soccorso. Tre kit addirittura. Che servono qua. Vabbè, andiamo nella porta. Però è buono. Io due ne ho prese, non tre. A me dice tre. Ok. È una stanza. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Oddio, c'è una persona nel letto. Sei tornato. Tornato? Ma di chi sta parlando? Ma tu chi sei? Mi chiamo Carnby, Edward Carnby, e sono qui per aiutarla. Non Uccido. mentirmi. No, non Tu sei saltare, qui è per importante. qualcos'altro? Sei arrivato con la ragazza? Guardiamo il filmato. Aline, sa dove si trova? Adesso sarà probabilmente morta. Devi sapere, Carnby, che di tutti quelli che mettono piede sull'isola, pochi riescono ad andarsene. Obed mi ha detto di avere parlato con un uomo la scorsa Fastidio sul settimana, mappa. Sì, io penso. sto guardando. Obed era Non certo che l'uomo mentirmi. ci avrebbe Tu sei aiutato. qui per qualcos'altro. Obed è sempre stato un Vabbè, guardalo come No, sono. Sono da fastidio nella vita. guarda, non mi dà questo fastidio. uomo si Guardalo, chiamava guardalo. Fiske? Charles Fiske? Ma come si fa ad essere sicuri di qualcosa su Shadow Mettono piede Island? sul So che nulla. sei Pochi venuto per fare riescono del ad male ai miei andarsene. figli. Obed mi ha No, detto lei che mi ha hai frainteso. parlato con Vai la in scorsa settimana. biblioteca e brucia tutto. Lascia che le fiamme Obed era purifichino questo certo che posto l'uomo ci avrebbe. maledetto. E che ne sarà di lei? Io sono già morta. Va al diavolo! Oddio. Vedi che ti posso mutare quando ci sono i filmati, quindi li puoi guardare tranquillamente. Che sei venuto per Capito, fare Mo? del male ai miei figli.
No, no, Ti lei posso parla, io mutare sono. io quando guardi i video, quindi non li sento. Ok. Molto Lasciami le smutata. fiamme purifichino questo posto maledetto. E che ne sarà di lei? Io sono già morta. Va al diavolo! Ok. Amo, secondo te questa vecchia che cosa ha a che fare con questa villa? Sarà la padrona, una delle padrone? Oddio, non lo so. Ha detto di bruciare tutto, però noi nella biblioteca ci siamo stati e non abbiamo potuto bruciare tutto. Quindi questa è una cosa che dovevamo fare prima. Cioè, dovevamo. Questa parte qua, questa scena, dovevamo vederla già prima. C'è un libro, Scienze. La prestazione del professor Morton. Ah, tipo, è un libro. Non c'è niente, però possiamo chiuderlo. Andiamo tipo sui comodini del letto, vediamo se c'è qualcosa da lei. La sto andando. Tipo. Sono andata davanti alla stufa, mi ha detto anche la stufa, sembra scocciata di trovarsi qui. Questo vecchio orologio è fermo da molto tempo. Non me lo dice a me sta cosa. Cosa? Ci sono delle cantele intorno a lei. Questo Ma non fa fare niente però. vecchio orologio. Invece. E dove l'hai vista sta È stufa tu? sempre quello mi esce dell'orologio. Ma sta stufa dove l'hai vista sta cosa della stufa? Prima del comodino, cioè prima di quel dove Non mi fa c'è fare niente, ma il questa secondo me è una vecchia che ha paura, tipo è stata vittima di questo problema che c'è stato qua. Anche questa stufa sembra scocciata di trovarsi qui. Sul tavolo, vediamo sul tavolo se c'è qualcosa. Sul tavolino. Niente. No, ma non c'è niente. Solo la vecchia c'è. Ci dovevamo solo parlare praticamente. Però mi dispiace per questa vecchia, lo sai. L'hanno fatta diventare pazza. Ok, usciamo dalla stanza, no? Andiamo nell'altra porta, quella sulla sinistra che si trova su in fondo. Abbiamo trovato un altro personaggio della villa, cioè fino a mo abbiamo trovato, abbiamo incontrato il custode e la vecchia pazza. E Aline, che ovviamente è venuta con noi. Cioè, è possibile che in questa villa ci sono solo due persone contate? Oddio mio. C'è un'altra porta in fondo e c'è da una luce, io accendo pure la luce per sicurezza. Luce accesa. Entro dalla porta. Ma in quella sulla La sinistra? porta E è chiusa, mi dice. vedi quella chiave di bronzo? Proviamo. No, non fa niente. E neanche il piede di porco, non possiamo entrare. Ma non abbiamo preso un'altra chiave. No, ho già No, usato mi quella sa prima. che qua non ci dovevamo. Cioè, non ha che fare. Ma quel il bello che quel. Perché ieri, visto che abbiamo provato pure Sì, prima però di aspetta un attimo, entrare, aspetta un attimo. Comunque, ok, siamo ritornati di nuovo qua, dove c'è l'attico. Però appunto, come avete visto, non c'era niente da prendere, però per completismo abbiamo diciamo completato anche quella zona. C'è rimasto, ci sono delle porte ancora nella villa chiuse e c'è un cassetto dentro una stanza con una scrivania che va aperto. Sicuramente quando usciremo dalla villa, poi sicuramente ci dovremo ritornare per qualche motivo e dovremo continuare ad aprire le altre porte perché sicuramente quel cassetto andrà aperto perché un cassetto chiuso che ci vuole una chiave non è possibile che durante il gioco non lo puoi aprire. Quindi ci ritorniamo ai sono qua. altre scale? Sì, ritorniamo dai quadri. E noi praticamente la prossima volta ci ritroveremo qua, dove ci sono i quadri, tutti e quattro i quadri, in cui dovremo appunto, come vi dicevo all'inizio, inserire, se noi andiamo vicino tipo a un quadro qualsiasi, ci dice, vedi, ci esce 0000, appunto dobbiamo inserire delle date per ogni quadro. Questo ovviamente lo faremo nel prossimo episodio, in cui metteremo le date ed usciremo dalla villa, in qualche modo. Quindi per questo episodio è tutto. Ciao a tutti da Tiger! Ciao a tutti!